Ciao raga, stavo riflettendo adesso in cucina, no? Sto bevendo un tè. Vedo mia figlia adesso prima a dormire, no? E ovviamente, ma sono passati poco intorno ai 2 mesi. Fra poco cominciamo il periodo dei vaccini. Comunque, come si dice, quando è così piccola noti che cresce settimana in settimana, troppo giorno in giorno, noti la differenza. E ovviamente volevo condividere con voi quali sono i pensieri di un padre che ha una figlia di 2 nazionalità, e guarda comunque il futuro di sua figlia, no? Guarda, cosa potrebbe succedere, le preoccupazioni, i pensieri che ci sono, no? Quando cresci, quando decidi di crescere comunque i tuoi figli, non, pur essendo comunque per metà stranieri, ma non lo fai in Italia, comunque in un ambiente che tu conosci, dove tu sei cresciuto. Ma nella mia scelta vivo in Giappone, a marzo sono 6 anni che vivo in Giappone, la mia vita l'ho messa qua alle radici, adesso comunque qua cresceranno mia figlia o miei figli, non so se ne arriverà qualcun altro, ma mia figlia crescerà qua, crescerà in Giappone, non intendo, sicuramente quando sarà più grande. E se poi sarà possibile, potrei pure dire va all'estero a fare, non so, un periodo di studio. Quella è una cosa che verrà. Però per il momento qua crescerà. E quindi che succede? Subentrano tutte le preoccupazioni, pur avendo comunque una figlia femmina, in un paese nel quale io ripeto, ritengo. Allora, il Giappone, lo ripeto, meglio per essere sicuro, meglio dirlo. Il Giappone non è un paese razzista. Alcuni giapponesi lo sono, quindi è soggettivo di alcuni giapponesi che non digeriscono gli stranieri e non digeriscono forse anche i bambini nati da coppie miste, giapponesi e stranieri. In Giappone a volte viene indicato il bambino, la bambina straniera, metà, half, proprio per il fatto che è metà giapponese e metà straniera. Per loro a volte è un termine normale, forse non ci trovano nemmeno più tanto di così brutto in questo termine, però per molti stranieri è una forma dispregiativa, cioè è la bambina, a prescindere se sia metà giapponese, americana, metà giapponese, ne so, francese oppure semplicemente giapponese. Bambina è bambina, questa cosa dell'alfo è una cosa un po' da, io dico, da zoo. Cioè, a volte sembra un'attrazione, perché c'è questa cosa che i giapponesi credono che i bambini misti sono comunque carini, sono curiosi. Comunque, questa cosa qua mi preoccupava. Spero che comunque, allora, per proteggere mia figlia dall'eventuale bullismo che potrebbe affrontare in un futuro, semplicemente è quello che credo come noi genitori educhiamo i nostri figli, come li facciamo pesare questa situazione. Ovviamente voglio che mia figlia sia sempre aperta con me e che a casa ci sia dialogo su queste cose qua. Ho letto molte notizie di situazioni che sono successe in Giappone, dove i genitori totalmente se ne fregavano altamente di quello che succedeva alla figlia a scuola, e la scuola non riusciva a dare un supporto perché a volte per paura questi ragazzi, questi studenti che subivano del bullismo non volevano e condividere questa situazione, o dire per paura di subirne ancora di più, quindi stavano in una situazione nella quale non sapevano come uscirne. E molti ragazzi poi si tolgono la vita. Questo è un ambiente che non mi piace, una situazione che non mi piace. Voglio che mia figlia parli con me di quello che succede a scuola, per maniera da poter comunque consigliarla e non farla sentire totalmente sola. A me non mi piace questo concetto che dei giapponesi che sia concesso e ammesso il bullismo, perché è una forma di modo di crescere, no? Modo di reagire. Solo i più forti ce la fanno. Per me è una cosa stupida. Prima che qua i giapponesi la usano non solo nel periodo adolescenziale, ma va avanti man mano dalle scuole medie, superiori, università, via anche nell'ambiente lavorativo, e ve lo garantisco, cose che ho visto proprio con i miei occhi, che sono rimasto veramente scioccato, a volte basito, diciamo, anche da certi atteggiamenti infantili di alcuni giapponesi, semplicemente perché c'è questa cosa qua di cercare sempre di esercitare una forma di potere su chi è più debole.
diciamo, quel momento di gloria dei perdenti, no? Gente che forse a casa loro sono alla mercé della moglie come zerbini proprio, no? Contano meno della busta dell'umido, ma quando sono sul posto di lavoro trovano quel povero Cristo che è tranquillo, una persona, uno che non farebbe male a manco una mosca, e scaricano la loro infelicità facendolo sentire in gore più inferiore, cercando di loro rialzare quel bricio di autostima che gli rimane. E molte volte succede che alcuni ragazzi, però, che fanno un buddismo in Giappone, sono ragazzi una volta che vivono una situazione anche drastica a casa, quindi lo sfogano quello che subiscono a casa in un ambito familiare. Molto, in Giappone ci sta un casino, 250, cioè stai parlando di questa paura del bullismo, come mai? 260.000 casi di bullismo nel 2019. Raga, è una cifra impressionante. Una gran parte del bullismo, a volte anche la violenza domestica in Giappone, è una cosa molto seria. E nessuno sa realmente uscire dalle mura di ogni famiglia in Giappone, però molti casi di violenza sui minori succedono nell'ambito familiare, perché ci sono genitori che sono convinti che l'educazione avvenga tramite la violenza. Questo che succede si ripercuote a volte anche su situazioni tipo si vedono persone che sgridano altri bambini semplicemente perché, che ne so, un bambino li ha urtati. A volte vedo reazioni ovvio normali, quello che sorriso, la risata, la madre che chiede scusa. A volte vedo delle reazioni drastiche fatte da quelle persone che forse credono che nella violenza ci sia una forma di educazione. E mi ricordo di un giapponese che è stato arrestato perché utilizzava il collare elettrico per educare i figli, cosa che io proprio dico, ma. E li vedi poi in giro che sembrano dei gattini, no? Dici, ma in giapponese farà male una mosca, ma dentro casa alcuni loro sono degli animali, sono in grado di fare delle violenze assurde. E queste qua, questi ragazzi, queste subiscono e sfogano fuori, no? Il fatto del sentirsi parte del gruppo è una cosa importante in Giappone. L'integrazione è importante. Io credo che vivendo a Sendai, parlo di una città che non è Tokyo, abituata a un flusso comunque costante e sempre maggiore di stranieri. Sendai ha più o meno, credo, intorno a 8-10 mila stranieri registrati all'immigrazione, divisi in varie nazionalità e visti. Ma la cosa che è l'integrazione, nel senso che comunque non è un figlio, la cosa più importante è che faccia parte di un club, riesca a integrarsi nel contesto, quindi una passione, un hobby, e venga accettato. Questa è la cosa che mi fa. Io cerco di salvare la sua parte italiana. Non voglio che diventi totalmente giapponese, non voglio che si. Perché la parte bella anche sua è il fatto che non sia totalmente giapponese. Un'altra cosa che ci tengo è la lingua italiana. Io ho i miei limiti, non sono laureato, non ho una conoscenza mostruosa della lingua, oppure ho i miei errori. Molte cose mi rendono conto che sbaglio a parlare italiano, perché col tempo, poi vivendo all'estero, tendi sempre di più a dimenticare la lingua, anche se è tua, ma se non la usi. Ma farò di tutto in maniera che mia figlia possa capire e parlare italiano e studiare l'inglese, dargli la possibilità di avvicinarsi sempre di più a una consapevolezza che serve una lingua al di fuori del giapponese per vivere, e soprattutto il fatto che lei deve capire l'italiano perché. E deve capire anche quella parte dell'altra parte delle sue radici, che non sono giapponesi, e per poterla capire deve capire la lingua pure. Ci sono cose che non si possono spiegare in una lingua straniera, ci sono cose che le devi provare contro la pelle, e per poter. E la sua parte italiana deve crescere con lei, perché gli sarà un grande aiuto in futuro, gli darà quella spinta che a volte manca ai giapponesi. Preoccupazione di un padre, non lo so, in un mondo nel quale non si sa il futuro, dove si va. E qua non è più come una volta, dico sempre, adesso, una volta i figli venivano con una felicità, no? La notizia si prendeva con una certa felicità, adesso diventa una pianificazione, perché siamo in una realtà, ragazzi, nel quale non ci possiamo prendere il lusso di dire arriva un figlio così, senza che ce l'aspettiamo. Il costo della vita aumenta, le preoccupazioni aumentano, la società è diversa. E
ed è sempre una competizione assurda. Qua in Giappone i ragazzi cominciano, i ragazzi da volte sono nemmeno considerati ragazzi, sono considerati già degli adulti, no? Anche il fatto, il concetto di andare a, che per molti di voi è figo questa cosa che i giapponesi vanno a scuola da soli e tornano da solo, ma questa a volte anche un po' questa cosa di dare questa indipendenza, no? Ai bambini così precocemente, così presto. Ho visto a volte genitori che negano quell'affetto, quella cosa in pubblico per una questione di, non so, di educazione, educare i miei figli in un certo modo, con la privazione del no. Arriva il momento per tutti, io credo, io sono consapevole che arriva il momento anche per farsi forti, no? Però in un percorso la vita bisogna andare anche un po' quell'amore. Amo vedere i genitori, parlo giapponesi, i padri con i figli, amo sta cosa di vedere tanti uomini che prendono e si curano dei figli. Amo vedere, a volte vedo tanti quei bambini e mi rimango sorpreso nel sapere che il Giappone comunque, sapere, lo dico da una vita, il Giappone ha la crescita demografica, non fanno figli. E l'altra volta vedevo un programma televisivo che diceva che gli uomini hanno meno spermatozoi rispetto a 30-40 anni fa, tipo 50% in meno, quindi molti giapponesi soffrono anche di problemi nel proprio avere i figli. Non solo c'è il fatto di non volerli, poi c'è pure chi li vuole e ha difficoltà pure ad averli. Immaginate che casino, cioè io mi ritengo in parte fortunato questa cosa qua. Sono pensieri, raga, in un paese così diverso. Era una riflessione così, che sarà tipo credo mezzanotte, ma non lo so. Questo lo batti così come lo carico sto video. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E come voi, se avete figli, come me, e vivete le vostre preoccupazioni, che sia in Italia, sia all'estero, in Giappone, in America, dovunque voi siete adesso. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi rinnovo l'appuntamento. Un bacio, un abbraccio, ragazzi. Fate i bravi. Mi raccomando, si fa piacere. Potete fare un'iscrizione al canale, se c'è abbonamento mensile, potete supportare il canale se vi fa piacere, se è a vostra completa descrizione, a vostra scelta. Un bacio, ragazzi. Ci becchiamo.